Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, 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 ciao. Lo so. Ce l'ho, cari miei. Guardate qua cosa c'ho. Paolo Fox, l'oroscopo del 2022. Sì. Spero che per l'acquario abbia scritto cose belle, anche per onorare, diciamo, certo, quei bonifici. Ancora non erano arrivati. Non erano arrivati, quindi è andato in stampa quando non arrivavano. Esatto, vabbè, quindi è tutto sincero. Vabbè. No, grazie. Sempre prego. Non credete, verificate. Cioè, si tratta di un gioco, comunque di una cosa. No, però... a parte lo scherzo, però è un bel libro che vi consigliamo con il cuore. Paolo grazie, Fox, troppo carino. Grazie. Oroscopo del 2022, certo. Lo trovate in tutte le librerie. Tutte le librerie di Dico. Preferisco in diretta, anch'io, la classifica anch'io. È molto importante, ci pregiudica tutta la settimana. Esatto. Dai, non esageriamo, però certo che per esempio questa settimana lo scorpione sta un po'... Così. Sì, perché soprattutto tra mercoledì e giovedì, quando ci sarà una luna un pochino contraria, ecco, lo scorpione potrà dire delle cose che magari lo mettono, non dico nei guai, ma quasi, perché che succede? Voi scorpione tenete tutto dentro, avete questo atteggiamento sempre molto... cauto, fino a quando non esplodete. Quando esplodete rischiate di dire delle cose di troppo e in quel momento rischiate anche di passare dalla parte del torto, quindi attenzione, poi vi spiego meglio giorno dopo giorno, io qui sto tutti i giorni, esatto. Non vi preoccupate, quindi anche mercoledì, giovedì vi riferirò questa cosa e vi ricordo che soprattutto in amore bisogna essere molto attenti. A proposito di amore, 11° posto per il segno del toro. Io non voglio sapere niente, come si dice dalle mie parti. Io sì, invece. Sì, sapere, ecco, no, vabbè, non voglio... Però, cari torellini, da qualche tempo, voi che siete così pragmatici, attenti, gelosi, anche un po' particolari, perché voi mettete in riga il partner. Voi lo fate rigare dritto il partner. Se sbaglia, non è che dite, vabbè, ripassa più tardi. No, lo mettete con le spalle al muro. Quindi, attenzione, attenzione a questi... gendarmi in gonnella, anche se oggi hai pantaloni, che girano nati situazione del toro, perché questa settimana, soprattutto sempre tra mercoledì e giovedì, c'è questa situazione astrologica un po' complicata. Abbiamo una luna un po' strana, abbiamo una Venere un po' particolare, quindi attenzione, soprattutto se dovete parlare ad una persona che secondo voi non è stata carina nei vostri confronti, o se ci sono delle situazioni di lavoro da migliorare, perché c'è qualcuno che ha già la possibilità di fare delle cose buone e deve migliorare, e ci sono altre persone invece che devono cambiare di netto o lo hanno già fatto negli ultimi mesi e ora naturalmente devono perfezionare la situazione. Se sentite un po' di fiatone è perché sono corso a prendere il libro che me l'ero scordato. Sento perché un po'. Io non pensavo che... debito di ossigeno. No, lo stavo sfogliando, devo dire che è molto interessante. Grazie. Insomma, segno per segno. Non pensavo che lo dicessi. Capitolo per capitolo, ci sono tutti i segni. Lo stavo sfogliando mentre parlavi di Anna, del segno del toro. Insomma, mi sono fatto una cultura anche sul segno del toro, per cui se conoscete qualcuno, avete un amico di un segno che non è il vostro, magari col libro di Paolo Fox potete certo, sapere. Certo, anche ad attaccare il discorso, invece di andare in giro con i cagnolini. Esatto. Tu dici che segno sei? Perché di solito col cane fai attacchi. Ah, per questo ce l'hai? Sì, ce n'ho tre alla mia norma. 3 stelle per il segno del leone. Ecco, questa situazione astrologica per i segni, scusate, 10ª posizione per il segno del leone, quindi un po' giù, perché in effetti i segni fissi sono molto pensierosi. Allora, avrete anche dei riconoscimenti. La cosa bella dei nati leone è che quando si mettono in testa di fare una cosa, la fanno alla grande. Quindi, anche se è una cosa difficile, impegnativa, e poi alla fine riuscite a dare il meglio di voi. Però c'è tanta tensione e c'è tanta fatica. Quindi attenzione, ancora una volta, mercoledì e giovedì, perché i segni fissi, si chiamano così, proprio a metà settimana potrebbero sentirsi un po' più... tesi. L'acquario al 9° posto. Che ti sei dimenticato? Tutto. Stamattina le chiavi. Penso. Vedi? Ecco appunto. Questo è il problema. Questo è il problema. Perché noi acquario, quando facciamo una cosa, pensiamo già a quella dopo che dobbiamo fare e poi veramente cerchiamo di mettere tutto sotto controllo. Avremmo bisogno di un gestore del segno della Vergine. Sì. Ecco, ecco. Perché veramente è importante. Pensate le che... darò una copia delle chiavi di casa. Faccio come il portiere. Faccio il portiere. Se le dimentico così me le ridà. Mi fa una telefonata, io vengo e apro. No, me le rende, così non resto fuori di casa. Pensa che io addirittura a casa ho chiavi, documenti, esatto, tutto quello una che lista. Devo. Una lista, e poi me la rileggo, capite? Esatto. Allora dice, cosa c'è di buono nell'acquario?
la fantasia, la creatività, poi siamo persone molto dotte, i libri certo, ma soprattutto 100.000 copie, vabbè, che c'entra, certo. Però dicevo, ecco, in quella cosa che voglio chiedere agli acquari questa settimana è di essere molto cauti proprio nel fare le cose per le distrazioni e ma non perché succede niente, per carità, non credete, verificate, e poi ricordatevi sempre, la negatività non esiste. Però è probabile che per fare troppo si rischi di fare male e si perda un sacco di tempo, che è poi il vero problema dell'acquario, che alla fine perde tanto tempo. Se trovate per strada una persona che fa così, si tocca, non è un maniaco, ma probabilmente è un acquario. Perché cerca, sì, cioè, portafogli, ce l'ho, certo, le chiavi le ho prese. Andiamo avanti. Io sempre. All'ottavo posto, il segno zodiacale del Sagittario. Sagittario, vi siete innamorati? Perché per voi è importante questo. Sì, lo so, vi ripeto la stessa cosa. Ma se voi non avete una passione, che sia di lavoro, che sia d'amore, poi vi arenate. Quindi è molto importante adesso ritrovare una bella serenità, dare spazio a dei progetti. Solo il fine settimana mi sembra un po' sottotono. Poi metto al settimo posto il segno zodiacale della Bilancia, perché questo è un momento in cui in amore dovrete fare dei conti con una persona che un pochino vi sfugge o che comunque non capite, quindi adesso è molto importante fermarsi in famiglia, capire cosa c'è che non va, soprattutto se avete a che fare per esempio con il segno zodiacale del Cancro. Al sesto posto il segno zodiacale dell'Ariete, andate un pochino più su, piano, poi io sono convinto che con l'anno prossimo, wow, andate avanti ancora, perché avrete un Giove imminente sui vostri schermi e permanente nel 2023. Certo, si riparte a fatica, siete un pochino arrugginiti, ma qualche goccia di olio, ecco, per sbloccare il meccanismo, arriva anche a metà settimana. Al quinto posto il segno zodiacale dei Gemelli. Non credo che in questi giorni ci siano degli incoppi eccezionali. Poi voi sapete come siete fatti, finché la barca va, lasciala andare. Orietta come Berti, no? Dei Osvaldo, Gemelli. Osvaldo. E ha scritto dei veri poemi sui Gemelli. Finché la barca va, lasciala andare. Cioè, non preoccuparti del domani, pensa all'oggi. Bravo. Vivi la giornata per quello che è. Sì. Noi l'abbiamo imparato a farlo, abbiamo in qualche modo gestito la nostra vita in maniera diversa di recente. Mercoledì e giovedì giornate sì. Al quarto posto il segno zodiacale del Cancro. Non vi do un posto più in alto perché avete questa Venere opposta, mentirei se dicessi che in effetti in amore, in famiglia sia tutto regolare. Anzi, ci sono dei piccoli contrasti che dovreste cercare di superare. Attenzione nei rapporti proprio con il segno della Bilancia. Alcuni più saggiamente si mettono per conto proprio, osservano e non parlano. Anche questa potrebbe essere una strategia utile per vincere. Terzo posto per il segno della Vergine. I Vergine fanno tante cose, ne faranno tante di più. Avrete solamente, ve lo dico in anticipo, agli inizi dell'anno un momento in cui vi piccherete un po' di tutto e probabilmente direte: se volete che io resto qui, se volete che faccio queste cose, bisogna che mi concediate qualcosa in più. Ma di questo vi parlerò nelle prossime puntate. Intanto ricordatevi che questo terzo posto ve lo meritate, come al secondo posto merita una certa così forza il segno dei Pesci. Ecco, è come se da venerdì della scorsa settimana la vostra vita fosse parzialmente cambiata, è come se iniziaste un nuovo percorso molto importante in vista del futuro. State cambiando pelle e vi ritrovate più forti. E al primo posto il Capricorno. Eccolo! Sì. Ecco. Oh, finalmente! Che cosa ci comporrai di bello questa settimana? La luna è nel segno, lunedì e martedì, una buona giornata per le decisioni, quella di oggi ma anche quella di domani. E in generale questo è un periodo in cui potete fare grandi progetti, matrimoni, convivenze, figli, se già avete fatto tutto ciò, magari un nuovo progetto di vita che vi soddisfi. Ti abbraccio forte.